Ragazzi, per piacere, ditemi che siamo su scherzi a parte, perché è una cosa inverosimile. Ma come si permette Diego Della Valle di dire certe cose su Firenze e su Fiorentini? Premetto che io alla protesta sono sempre stato un po' soft, sono sempre stato per sostenere la squadra e per fare le conclusioni a fine stagione. Ma adesso la misura è colma, cioè. È normale la gente si arrabbi. La Fiorentina è tredicesima, è dietro alla SPAL. L'intestazione è stata civile. Non è mai stato fatto niente di particolarmente grave. È chiaro che la gente arrabbiata in questo momento vorrebbe un cambio di proprietà perché non è soddisfatta. È normale. È nell'umanità essere insoddisfatti quando le cose non vanno bene. Ma cosa si aspettava? La gente andasse allo stadio, gli applaudisse e dicesse grazie Della Valle per aver portato Fiorentina a tredicesima. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma di cosa si lamentano questi signori? Poi vabbè, la sparata sullo stadio è un qualcosa di inverosimile. Cioè, dalla colpa a Nardella, dalla colpa a quello e quell'altro. Cioè, se non lo volete fare, ditelo, ma un po' di chiarezza. Ma perdiamone, ma poi fino a 10 anni fa serviva lo stadio di proprietà per competere ad altri livelli, perché se no non abbiamo fatturato altre squadre e non possiamo fare niente di buono nel calcio. E ora mi venite a dire che lo deve costruire il comune? Ma di cosa stiamo parlando? Boh, io sono basito. E comunque penso che questi signori non hanno ben capito mai il mondo del calcio. Cioè, a Firenze siamo molto buoni, molto civili e molto onesti. Io consiglio a Della Valle di chiamare l'amico Lotito anche quando c'è stata al Cioppoli, perché loro vero sono dei signori. Di chiamare l'amico Lotito e farsi spiegare perché è costretto a vivere sotto scorta. E poi magari si capisce che a Firenze tutto sommato siamo anche abbastanza civili. Ma come deve essere? Cioè, non, attenzione, non va minacciato nessuno e nessuno deve vivere sotto scorta. E tra l'altro tante offese circolano, secondo me non andrebbero fatte perché giusto contestare, giusto esprimere la propria idea, però andrebbe fatto senza offendere. Ma detto questo, non è successo niente di particolare. Fanno un flash mob davanti alla tozza. Cosa sarà mai? Mi dispiace per quei due poveri cristi che stanno lavorando e si ritrovano un casino davanti, però, cioè, cosa sarà mai? Cioè, io non ho parole, cioè, veramente a me sembra di vivere in un'altra dimensione. Ma poi, ma ancora con questa storia, compratela voi, compratela di qui, compratela. Cioè, come fa la gente di Firenze a comprarsela? Mia se la può permettere. Se la volete davvero dare via, perché non la volete gestire più, invece di fare bambini capricciosi, mettetela seriamente in vendita. E per seriamente in vendita, dico, a un prezzo giusto, perché 250 milioni di euro, fra un po', nel calcio di oggi non li vale più nemmeno il Milan. Come fa a valerne la Fiorentina? Ma via! E quindi niente, io a questo punto comincio anche a biasimare chi è stufo e arrabbiato. Detto questo, argomento chiesa. Altro argomento mi fa cascare i coglioni, scusatemi il termine volgarissimo, ma oggi veramente non se ne può più. Sembra che Chiesa abbia accettato la Juventus, quindi dopo Bernardeschi l'altro regalo di questa proprietà sarà quello di mandare anche Chiesa alla Juve. Perché il giocatore vuole restare comunque già in Italia nell'anno dell'Europeo, e la Juve è l'unica squadra in Italia che può permetterselo. C'è da aspettarselo. Io credevo ai loro mezzi proclami fatti filtrare via stampa e potesse restare, invece se ne andrà via anche lui. Ma non lo biasimo, non lo biasimo, ma chi glielo fa fare di restare in questa situazione? Se no mi dispiace vederlo alla Juve, francamente. Credevo che almeno lui fosse diverso, invece in questo calcio non c'è speranza, basta vedere i quattrini e i trofei, siamo tutti uguali. Cioè, io non dico che dovesse rimanere per forza a Firenze vista la situazione, però insomma sa la storia e tutto, andare proprio alla Juventus. Insomma, da quello che filtro oggi dal nostro esperto Fedullah, sembra che il giocatore abbia accettato la Juventus e voglia andare solo lì. Ragazzi, ci faranno invecchiare e perdere tutti i capelli qui. Non c'è versi. Veramente. Sono veramente esausto e stanco di questa situazione. Comunque, vi porterò anche qualche video dello stadio stasera, qualche video della protesta. E noi ci vediamo sempre nel prossimo video.